Mister Foggia Ischia l'anno scorso aveva un significato diverso, si giocava contro la capolista, quest'anno invece quale significato ha questa gara? L'anno scorso era l'ultima per noi definitiva, cioè significava da fuori o dentro dai playoff. Quest'anno ci siamo incontrati all'ottava di campionato, quindi siamo ancora lontani da quelli che possono essere giudizi definitivi. Ha un significato sempre di una certa importanza perché Ischia è una squadra di tutto rispetto, a differenza di quello che può sembrare con i punti in classifica che non dimostrano in pieno quello che l'Ischia fino ad oggi poteva raccogliere, che invece non ha portato a casa. È una squadra che gioca comunque sempre un buon calcio, crea tante palle gol, molto dinamica, quindi da parte nostra occorre sempre la solita concentrazione per cercare di arginare quelle che possono essere le possibilità. Quanto e come sono cambiate queste due formazioni rispetto alla Serie D, o meglio, come hanno vissuto questo passaggio al professionismo, secondo lei? Entrambi credo che abbiano avuto un momento difficile nell'impatto iniziale. Poi nella struttura abbiamo cambiato molto poco, sia noi che loro, mantenendo più o meno un assetto che si avvicinasse parecchio a quello dell'anno scorso, inserendo dei giocatori che ci potessero consentire di fare magari un salto di qualità. Per quanto riguarda Ischia, non so che problematiche abbiano o che tipo di investimenti abbiano fatto, posso parlare solamente di quello che compete il Foggia. Teme che l'Ischia possa venire a Foggia facendo un po' la partita della vita, un po' come quella che è stata potrebbe trovare la svolta come è stata per il Foggia contro il Martino? Non lo so, penso che per quanto ci riguarda, intanto le nostre sono sempre state partite determinanti, o meglio giocate nella speranza di salire qualche posizione in classifica. Per quanto riguarda l'Ischia, non so, immagino che prima o poi cambierà il trend, fino ad oggi sono stati, a quanto dicono, sfortunati rispetto al gioco prodotto, non ho motivo per dubitare, ma nei fatti credo che sia una squadra che vada tenuta nella considerazione che meriti. Un'altra formazione che usa un modulo simile a quello del Foggia, un 4-3-3, non la preoccupa in maniera particolare quelle che potrebbero essere gli uno contro uno nella situazione difensiva? Beh, sicuramente sì, hanno giocatori di spessore, non solo nel reparto avanzato, ma anche dietro, vedi Tito, vedi Mattera, lo stesso Cascone, Finizio, c'è una squadra che già l'anno scorso si diceva che poteva ambire e partecipare ad un torneo di categoria superiore. Lo confermo, nonostante la classifica non dica questo, perché in un campionato nuovo ci può essere un adattamento che fa fatica ad arrivare, quindi sicuramente nel prossimo futuro avrà la possibilità di rimettersi in gareggiata. Ancora una volta l'infermeria non aiuta per questa domenica, perché bisognerà fare un po' la conta dei 18 da portare. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista? Abbiamo recuperato Grea, che si è allenato poco rispetto alle solite settimane, le settimane tipo. Per quanto riguarda Filosa, ha fatto degli allenamenti differenziati con notizie positive. Non si può dire la stessa cosa di Sicurella, Colombaretti e Micale, che sono ancora fermi ai box, e Mantovani continua nella preparazione preparatagli dal professore, perché ha bisogno di recupero, di tempi di recupero ancora lunghi. Mister, non c'è 2 senza 3. Il 3 poi è un numero ricorrente ultimamente per il Foggia. Sì. In questo momento sì, sembra un numero a noi fortunato. L'importante però credo che per il lavoro che facciamo dobbiamo attenerci solamente al campo. Ci fanno piacere, sicuramente possono darci quella spinta per cercare di mantenere questo tipo di trend, e quindi da parte nostra c'è però la concentrazione verso una squadra che, come dicevo prima ai suoi colleghi, in questo momento ha raccolto molto meno di ciò che ha prodotto, quindi al di là dei numeri dobbiamo essere anche noi molto concreti.